Letters, siamo a Velletri in vicolo Moscatelli 8. Siamo qui stasera con Massimo Alberto De Santis. Ciao Massimo, è un vero... Buonasera, grazie. Buonasera. Grazie a te per essere qui. Massimo è pittore, scultore, disegnatore, scrittore e autore di graphic novel. Una grande ispirazione che si esprime in una, direi, inquietudine creativa che mira a cercare varie forme di espressione, varie tecniche. Dicci qualcosa di questa esposizione in particolare qui alla Sala Esposizioni Phoebus, il cui nome è The Color Max Art. Dicci da cosa è nata questa esposizione, come hai raccolto le tue opere e cos'è il cuore di questo progetto, qual è il cuore? Allora, questa mostra nasce soprattutto, ecco, per rivedere sia paesaggi o figure e riportarle in varie chiavi fra le interpretazioni del colore e di conseguenza i sentimenti che ne possono uscire fuori, ecco. Diciamo, io notando le tue bellissime opere ho visto che ti confronti molto anche con i maestri del passato, ma sei anche teso verso l'innovazione. Ecco, volevo chiederti questo, il tuo rapporto, come consideri questo, il rapporto dell'arte tra innovazione e tradizione? Benissimo. Lo studio del passato con i maestri del passato, e diciamo che vanno tenuti sempre come guide su alcuni concetti sia stilistici che per le evoluzioni grafiche o pittoriche con le varie applicazioni del colore, diciamo. Il colore e la forma hanno per te, muovono la ricerca delle varie tecniche o è diciamo il contenuto di volta in volta trattato che ti fa decidere il modo di rappresentare ciò che senti o ciò che vuoi dire? Sì, ci sono delle fasi che magari possono variare in base al mondo che ci circonda, ecco. Poi ci sono altre linee che di interpretazione interna, personale, delle idee magari più personali, ma vanno rimesse sempre con uno studio, ecco, diciamo, mantenendo un rispetto classico, anche se riportato nel moderno con queste applicazioni di volta in volta anche che variano. La variazione partendo dalla conoscenza dell'arte, della tecnica, della tradizione. E nella tua vita quotidiana, cosa metti tu della tua vita quotidiana nell'arte e cosa l'arte dà alla tua vita quotidiana come uomo? Beh, io di solito mi do totalmente all'arte sia nello studio, nell'evoluzione, nell'elaborazione, nella sperimentazione delle varie tecniche o immagini che devono risultare finite poi in un certo modo. E si mantiene questa sempre ottica classica, soprattutto trasportata nel moderno. E la soddisfazione che torna indietro è molteplice in vari modi, ma soprattutto aver dato anche, aver potuto dar modo agli altri di osservare opere, si spera che possano far piacere, ecco, a chi osserva. Assolutamente sì, direi. Il tuo, diciamo, posso forse permettermi di riassumere, è un po' un corpo a corpo con l'arte che si evolve. E volevo chiederti come possono trovarti gli appassionati d'arte e anche i curiosi, i nostri ascoltatori, ai canali social, ai nuovi progetti in futuro. Sì, allora possono trovarmi su tutti i canali social o in privato o c'è una esposizione permanente. Nello studio in cui lavoro c'è questa esposizione continua tutto l'anno.
si trova a San Cesario, via 21, Colle di Fuori. Benissimo, invitiamo tutti a contattare e andare alla galleria, all'esposizione permanente di Massimo Alberto De Santis. E volevo per chiudere chiederti se vuoi fare un augurio ai nuovi artisti o a quelli presenti, cos'è per te la comunità degli artisti? Come no? Creare continuamente, applicarsi, studiare e dedicarsi continuamente, ecco, a questa materia che è una delle materie, secondo me, più belle che ci possano stare. E coinvolgere chiunque abbia la predisposizione anche, ecco, al cercare di capire le varie fasi sia di un'opera nella loro costruzione che nell'opera finita, diciamo. E allora viva l'arte, viva gli artisti, vi salutiamo da Sala Esposizione Febus, grazie a Massimo Alberto De Santis, alla prossima, buonasera.